Continuando il discorso di prima del mio amico, adesso però andiamo ad analizzare, prendiamo a caso questo fatto che ho trattato prima del mio amico e andiamo a vedere bene però all'interno di questo bambino ipotetico, in questo caso ipotetico però noi sappiamo queste cose, quindi parliamo di lui perché qua si vede bene una cosa. E che cosa? Si vede l'istinto di sopravvivenza all'opera, direttamente all'opera. Bene, cosa accade? Accade che questo bambino nasce, come tutti i bambini, e come tutti i bambini porta dentro di sé le caratteristiche genetiche dei suoi avi. E questa è una cosa da non dimenticare mai. Perché noi abitiamo in un corpo che funziona in un determinato modo grazie ai nostri geni. C'è chi nasce con una certa caratteristica, chi con un'altra. C'è chi ha una caratteristica dominante e chi ha una caratteristica di sottomissione. La natura non fa tutti i dominanti, altrimenti si ammazzerebbero tutti. E non fa tutti quelli miti e tranquilli, perché altrimenti non avrebbero il coraggio di fare alcune cose. E allora la natura divide le categorie e fa una categoria l'1% di guerrieri, il 2% di no, già mai. Li fa quasi tutti guerrieri, prima di tutto. Li fa tutti quasi guerrieri, dominanti, tutti, perché necessita, perché all'inizio c'è stata una lotta della sopravvivenza terribile, lì si uccidevano. Il nostro corpo possiede quelle caratteristiche lì, noi le avevamo, le abbiamo, in qualcuno ci sono ancora. Quali? Quelle dei nostri avi, ma non di 10.000 anni fa, di milioni di anni fa. Quando eravamo scimpanzé, bonobo, erano gli istinti a determinare la sopravvivenza. Il guerriero doveva essere il più forte, doveva essere il più forte, la forza fisica, e di conseguenza è chiaro che questo fecondava più femmine e quindi ci andavano più guerrieri. Ma poi quando i guerrieri sono diventati troppi, hanno incominciato a farsi la guerra fra di loro, hanno incominciato a dividersi delle bande e quindi chi è che ha procreato in quel momento? I miti, i deboli, perché le femmine hanno detto questi, io non ci voglio avere un figlio con questo guerriero qua, perché altrimenti mi fa un figlio guerriero. Io non lo voglio un figlio che assomiglia a lui. E istintivamente questa femmina si è rivolta a dei maschi meno guerrieri. Ed è stata la femmina poi a determinare le percentuali genetiche che ci sono in questo momento, perché è la femmina che ha scelto il maschio. E la femmina ha portato avanti la sua caratteristica che non si è mai modificata, è sempre uguale la caratteristica della femmina, della madre, è sempre uguale dalla notte dei tempi, mentre invece quella del maschio ha dovuto diversificarsi. Diversificarsi perché c'era bisogno di quello che andava a caccia, c'era bisogno di quello che zappava la terra, c'era bisogno di quello forte, c'era bisogno di quello umile che l'aiutasse in casa. E la legge della sopravvivenza ha fatto sopravvivere le caratteristiche genetiche più adatte, in modo che in percentuale ci fosse un numero di caratteristiche genetiche che spingevano quel corpo a fare quella determinata cosa, perché portava i geni dentro di sé. E quindi questo bambino si porta i geni che arrivano dalla notte dei tempi. E quali sono? In questo caso sono quelli, diciamo, del succube, del. Non ha nessuna qualità per sopravvivere su questa terra, ha delle caratteristiche genetiche dolcissime, tranquille, un corpo evolutissimo, e per forza evolutissimo, perché il guerriero era il primo,
E l'ultimo chi è? L'ultimo è questo mio amico, che ha un corpo evolutissimo, ma questo corpo evolutissimo dentro ha anche l'istinto di sopravvivenza, che non è questo corpo evolutissimo, è l'istinto di sopravvivenza, è una legge. E allora questo corpo mite, evoluto, che è venuto a nascere in un periodo, in un pianeta che non fa proprio per lui, come sopravvive? Ed ecco che interviene la parte della materia più grezza, degli istinti di sopravvivenza che si mettono all'opera, perché ci sono sempre, perché lui deve vivere, lui deve procreare, lui deve avere dei figli, in modo che la sua caratteristica genetica, già così dolce, possa far nascere qualche altro figlio dolce, in modo che da questa profondità possa scaturire qualcosa di buono per l'umanità, qualche leader spirituale nuovo, perché questo è un discorso logico il mio. E con questo corpo è chiaro che come se la cava in questo mondo? Infatti il mio amico ha scelto una strada adatta a lui. Lì non c'è bisogno di combattere, lì non c'è bisogno di lottare, lì c'è un pasto caldo e un letto per dormire.